Bene a tutti ragazzi, Finchi 108. Prima di iniziare questo video voglio darvi delle brevi notizie. Allora, mi scuso per la mia assenza in questa settimana, anche se ho caricato il video dell'opening pack di FIFA 15. Spero che vi sia piaciuto, vi invito a vederlo. Seconda cosa, se non vedete il video è editato perché sto registrando col mio iPad e quindi che questo qua è un video veloce, visto che il mio computer si è rotto. Ora devo fare così, è il mio unico modo. Ok, in questo video vi parlerò un po' della chiusura, insomma, del canale del famoso XDexta. Per chi non conoscesse XDexta, è uno youtuber che fa video più che altro su GTA ed è anche altri giochi, ad esempio Rocket League aveva appena iniziato, ha fatto una serie sul suo primo GTA e vabbè, e così via, lo andate a vedere. Ora vi racconto com'è andata. Praticamente la sera del 30 agosto, per precisione, ha trovato il suo canale YouTube chiuso senza un reale motivo. XDexta ha visto che della gente scarica sui video e poi li ricarica nel canale. Lui, Dexta, segnala quelle persone. E che cosa è successo alla fine? Ha fatto due segnalazioni. Una gliel'hanno data e proprio per questo gli hanno chiuso il canale a quello che aveva riscaricato il video di Dexta. La seconda pure, gli hanno cancellato il canale, il video, bla bla bla, copyright, così. Però la terza segnalazione non gliel'hanno accettata e volete sapere perché? Perché il video di quell'utente era di scarsa qualità e credo che queste cose che delle copyright, queste cose saranno sistemi automatici di YouTube perché è impossibile, si vede che è lo stesso video ed è impossibile che YouTube non gli accetti la segnalazione. Perché era più di scarsa qualità. Adesso il video è pure rimasto su YouTube, quello di XDexta, che se volete vi lascio pure il link in descrizione se lo riesco a ritrovare. E praticamente YouTube non gli ha accettato la segnalazione, quindi è stato chiuso per falsa segnalazione. Ed è una cosa particolarmente assurda nel mio punto di vista. Ora Dexta ha aperto un altro canale, XDexta 2, che troverete su YouTube. Ha caricato già tre video. I video li caricherà. Lui tenterà di ricaricare qualche video del vecchio canale, tipo quelli che sono andato meglio, e li riproponerà su questo nuovo canale. Comunque è proprio una cosa assurda che. Come si fa a cancellare un canale da quasi 25.000 iscritti? Aveva 700 video. Eppure Dexta è una persona molto seguita, come potete vedere dal numero degli iscritti. Come si fa a cancellargli un canale? Lui manco dice parolacce. Come si fa a cancellargli il canale a un povero ragazzo che tenta di fare, che fa dei gameplay fatti benissimo? Perché sarà un sistema automatico che fa queste cose, perché a me sembra una cosa tanto assurda. Per chi segue su Facebook, lui ha messo un post. Per chi lo segue su Facebook, lui ha messo dei post. Ora potete seguire anche su Twitter. E vabbè, questa è la situazione perché hanno chiuso il canale di XDexta. Un motivo assurdo, però ora dai, potrà ricominciare la sua carriera. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 20 mi piace per il prossimo video. E che dire, ci vediamo al prossimo video.